Radio Radicale, siamo con Rita Bernardini per parlare con lei dell'iniziativa che si sta svolgendo davanti a Montecitorio di Radio Leopolda nel giorno dell'anniversario della scomparsa di Enzo Tortora e per ricordare il tema dei referendum che è sottoposto a una censura mediatica incredibile. Allora, hai parlato, cosa hai detto e soprattutto cosa resta di quella vicenda giudiziaria oggi che non è permesso fare il referendum sulla responsabilità civile dei magistrati, referendum che è stato cassato dalla Consulta? Sì, veramente dobbiamo dire che dopo la vittoria strepitosa a metà degli anni 80 su quel referendum, poi intervenne il Parlamento che lo vanificò completamente. Devo dire che nella storia, come Partito Radicale, noi ci abbiamo provato altre volte e sembra che questo, dopo quella vittoria strepitosa dei cittadini, sia diventato un tema tabù, non si può votare e infatti anche questa volta non è stato consentito al popolo italiano di votare su questo referendum che è sicuramente il più popolare. Che cosa rimane? Intanto ci sono questi referendum per i quali bisogna strappare spazi di informazione, un corpo a corpo che va combattuto ogni giorno, perché c'è proprio un potere, un cordone attorno alla magistratura di un certo tipo, alla magistratura associata, alla magistratura delle correnti, alla magistratura che ha il minimo storico di gradimento fra i cittadini, un cordone per cui deve tutto rimanere così. Ecco perché i cittadini dovrebbero capire che è fondamentale. Io guarda, se posso, gli appelli non servono a niente, però mi sentirei di rivolgermi soprattutto ai giovani, dai 18 anni in poi, che hanno in mano per la prima volta questa scheda, no? La scheda referendaria. La Costituzione dice che è un modo per il popolo italiano di legiferare, anche se attraverso delle abrogazioni. Quindi è una scheda potente e lo spirito veramente democratico, civile, dovrebbe spingerli a usare questo potere che hanno e andare a votare. Poi si informino, io suggerisco di votare tutti sì. Però insomma possono votare sì, no, annullare la scheda, ma il gesto di andare a votare è fondamentale soprattutto per i giovani che mi sembrano un po' esclusi da questo dibattito sui referendum. Allora, quante volte hai parlato in Rai sui referendum? Quante volte ti hanno chiamata? E soprattutto cosa hai visto in televisione su questo? Ma intanto, vabbè, io ho una giustificazione, non ho il televisore. Però... No, vabbè, però se ti intervistano lo sai. Ecco, so che non mi hanno intervistato. Ah, ecco. So che non mi hanno intervistato e devo dire non è che non guardo i canali televisivi, li guardo su internet scegliendo e devo dire scelgo soprattutto di vedere i telegiornali e sui telegiornali c'è il, soprattutto della Rai, c'è il buio più assoluto sui referendum. Quindi è la solita storia. Cioè, voglio ricordare che nel 97, quando votammo i referendum e andò a votare il 30% degli italiani, anche se vincemmo con una marea di sì, inventammo il fantasma. Cioè Pannella andò in televisione vestito da fantasma, il fantasma della democrazia, proprio per denunciare questo fatto. Dal bavaglio siamo passati al fantasma. E questa è la cifra della non democrazia nel nostro paese e dell'erosione che via via sta diventando sempre più insopportabile della democrazia. Un'ultima questione, pensi che quando ci sarà il dibattito sulla riforma dell'ordinamento giudiziario si parlerà anche di referendum?
E pensi che sia finita, diciamo, la stagione del giustizialismo, dell'assenza di garantismo, almeno nel nostro Parlamento, con il varo di queste leggi? No, assolutamente no. Guardate, si dice flop dello sciopero. Per me, io sono meravigliata che ben il 48% dei magistrati sia andato a votare, perché questo abbia scioperato. Abbia scioperato. Si sia astenuto. Esatto. Si sia astenuto dal lavoro dopo 12 anni in cui era andato a votare l'80%. Certo, si registra questo calo, ma sono meravigliata che ci sia ancora un 48% che scioperi contro poi una riforma che non è questa cosa strepitosa rispetto al CSM, dove fondamentalmente vogliono che si mantenga il sistema Palamara, cioè che è venuto fuori con il caso Palamara, e cioè i partiti che si mettono d'accordo con la magistratura per far fare carriere a persone che non lo meritano. Bene. Grazie a Rita Bernardini.